Buongiorno, buona settimana, apertura in bellezza con le piante di Amedeo Cetorelli. Buongiorno Lucia, Amedeo. Ben trovati a tutti. Prendete nota, ce le abbiamo tutti a casa, queste piante fanno parte proprio del nostro quotidiano. Parliamo di? Parliamo dell'anturium e ho portato anche un ficus benjamin, che sono due tipologie di piante che spesso incontriamo dentro gli appartamenti, tra cui anche tra le più regalate. È vero, sono quelle che generalmente portiamo in clinica esatto. Quando nasce un bambino, queste cose qua proprio per far visita, per portare un bel dono. E oggi proverò a darvi consigli generali su come tenerle, perché in realtà sono piante molto resistenti, però io quando le incontro negli appartamenti non sempre le trovo in perfetta salute, perché si sbagliano i concetti generali di coltivazione. Amedeo, in questo periodo noi abbiamo i termosifoni accesi, sì. Ed è un problema per le piante. Cominciamo col dire, queste due anturium, che poi tra l'altro sono diverse, di due varietà diverse, hanno bisogno del caldo, stanno bene al caldo, allora, che sono, tipo di organizzazione dobbiamo prevedere? Sono piante che crescono nella fascia tropicale tra l'America centrale e l'America del Sud. Informiamoci sempre da dove provengono le nostre piante, che ci dà la misura di poi come tenerle. Foresta tropicale, caldo umido. I nostri appartamenti ci danno le temperature giuste, ma non ci danno l'umidità giusta, vero, per queste vero, piante. È troppo secco. E io oggi vi farò vedere una tecnica per rendere le nostre piante, l'aria intorno alle nostre piante idonea per il quindi loro sviluppo. Non basta parlare di anturium, non basta parlare di ficus benjamin, terzo capitolo della giornata, l'umidificazione. Torniamo a questo, allora, spettacolo. Torniamo al nostro anturium, famiglia, fammelo dire, delle aracee, che è la stessa famiglia dello spadifillo che l'ho portato due settimane esattamente. Fa. Esattamente. E infatti la logica di fioritura di questa pianta, e qui ne abbiamo una rossa che e bello. Una rosa screziata di verde. Questa rosa screziata è un incanto. È delicatissima. Ed è anche, penso, poco nota, cioè siamo abituati a questa. Sì, questa è la classica, perfetto. Diciamo, quella che incontriamo più spesso. Questa varietà sono state poi sviluppate successivamente, c'è anche completamente bianca. Con la fioritura completamente bianco. Primo cenno, quello che noi erroneamente chiamiamo fiore, in realtà il colore, il rosso, è una bratta, tecnicamente una foglia modificata. Il fiore, bratta, cioè questo rosso si chiama spada. Dentro questa pannocchia che vediamo all'interno, lo spadige, questo è il fiore. Perfetto, la quindi pianta, il fiore e la pannocchietta, esatto. Questa è la foglia. La che pianta però ha modifica colore. Per attrarre bellissimo. L'impollinatore, certo. Si rende più bella per l'impollinatore. Noi dobbiamo avere tutte quelle nozioni tali per far sì che questa pianta mi riproduca questa fioritura. È la sfida. Prima premessa, Lucia, questa è una pianta che se trattata bene, e per trattata bene intendo che ci preoccupiamo delle temperature giuste, che non devono mai uscire da questo range, tra i 15 le minime e i 25 le massime, ecco. Con la giusta umidità, le giuste concimazioni, io vi assicuro che noi avremo sempre dei fiori sul nostro anturium tutto l'anno. È Amedeo, una pianta generosa. Quando fiorisce l'anturium? Allora, tecnicamente ha una fioritura invernale. Però c'è da dire che noi prendiamo le nostre piante coltivate in serra, perciò noi il fiore sull'anturium in vivaio lo troviamo tutto l'anno. Giusto. Perciò non preoccupiamoci di quando fiorirà, ma preoccupiamoci di tenerla in maniera corretta, e non ci sarà un periodo di fioritura perché sarà sempre in fiore il nostro anturium. Per, allora, andiamo tecnicamente, che pianta è? Una pianta epifita come le nostre orchidee, perciò anche lei vive ancorata sui tronchi degli alberi e soprattutto protetta dalle fronde. Vado lì a pensare subito che ha bisogno di luce, ma filtrata, nel senso mai luce e sole diretto. Perfetto, vuole una penombra luminosa, passatemi questo termine. Perciò se ho un angoletto colpito da luce ma non diretta, se ho una finestra coperta da delle tende abbastanza leggere, quello posto è il suo angolo idoneo, perfetto, per il nostro anturium. Perfetto. Pianta epifita, pianta a radici aeree, perciò il substrato con il quale è riempito benissimo. Il nostro vaso è una mescola grossolana tra terriccio e corteccia. E la corteccia l'ho portata. Abbiamo detto che la possiamo trovare anche, cioè sono anche diverse, quindi scegliamo noi in base anche alla nostra possibilità economica. Vi do questa, esatto, vi do questa dritta. Una buona mescola per queste piante è fatta da terriccio universale o anche leggermente acido, se lo troviamo, o della torba, che è un altro materiale che poi magari vi porterò in visione,
mescolata con della carbonella. La carbonella con cioè la carbonella fa... quella della del barbecue. La carbonella, che sono residui vegetali, riproduce perfettamente l'habitat di questa pianta, cioè la fa sentire ancorata su del... La percentuale con cui componiamo il tutto? Possiamo fare 2/3, 1/3. Perfetto. 2/3 di terra e un terzo di carbonella o di corteccia. Perfetto. La mescoliamo e vado a rinvasare questa pianta, che va rinvasata in media, se tutto va bene, ogni 2 anni. Ah, addirittura. Le annaffiature di questa pianta. Scusami, Amedeo, sì. Con un vaso come questo, immaginiamo, siamo andati a Viva, ci hanno dato questo. Con un vaso di questa capienza, quanto tempo allora, può stare secondo te? Ce lo dice il vaso stesso. Se io la vado, la osservo, vado a vedere, ora credo che da casa, no, forse ho forse... un esempio più qua, guarda Lucia. Su c'è l'etichetta? Ci sono le radici che stanno iniziando, hanno riempito completamente. Perfetto. Il vaso. Questa pianta, benissimo, io la porterò a casa, le farò finire la sua fioritura. Okay. Appena si ferma un pochino, mi preoccuperò bene di invasarla, ma mai vasi troppo grandi, ricordiamocelo. Esatto, lo stesso concetto dell'altra mai volta. Mai vasi troppo grandi. Va annaffiata regolarmente, ecco, nel senso che il substrato deve essere sempre un pochino umido. Mm-hmm. Quando dico questo, non fraintendetemi, non andiamo a inzuppare la pianta, deve avere sempre la giusta umidità. E facciamolo con acqua decalcificata. Ora Lucia, io dico sempre di usare acqua decalcificata, vi do un consiglio per decalcificare l'acqua rapidamente, senza starci a preoccupare di andare a comprare acqua. Il bidoncino, lo diciamo che l'acqua decalcificata è il bidoncino dell'acqua, del ferro da stiro. Esatto, l'acqua distillata. Perfetto. Io posso avere un risultato simile all'acqua distillata se mi preoccuperò di riempire il mio contenitore di annaffiatura, bello colmo d'acqua, lo lascio decantare per 24 ore, questo annaffiatoio pieno d'acqua io lo lascerò riposare per almeno 24 ore e sono certo che le particelle più pesanti, tra cui il calcare, tenderanno a depositarsi nel fondo. Quando vado ad annaffiare uso metà annaffiatoio senza dargli grossi scossoni, io sono sicuro che quella porzione d'acqua ha un contenuto calcareo inferiore rispetto alla norma. Ma poi la utilizziamo tutta o dobbiamo lasciarla? Ne lasciamo metà, l'altra metà benissimo la utilizzo per le piante. Perfetto. Che non hanno questa. Non è che ci mettiamo il decalcificante, quello no, con cui vogliamo i lavandini, perché io l'ho visto fare una signora mi dice, ci metto 2 goccine di bip, non posso dire qual è il prodotto. Assolutamente, va bene. O questa tecnica o acqua demineralizzata. Perfetto. O lo scolo dei condizionatori è acqua demineralizzata o acqua piovana. Se una ha la possibilità i vecchi rimedi di raccogliere l'acqua piovana, quella è proprio l'acqua che vogliono loro, perché loro prendono umidità dall'aria, dall'acqua contenuta nell'aria. Annaffiamola sempre regolarmente, non facciamo mai asciugare completamente il substrato e l'anturium non necessita poi di grossissime altre cure, se non una concimazione da marzo a settembre, perciò da primavera estate. Somministriamo un concime liquido per piante fiorite. Piante fiorite. Amedeo, prima di passare al ficus, che ci aspetta, la lucentezza della foglia, dobbiamo fare qualcosa allora, o la teniamo così? Fortunatamente, Madre Natura ci ha pensato. Perfetto. Noi quello che dobbiamo fare, lo dico sempre, nelle piante da interno, come tutti gli oggetti contenuti in una casa, sono soggetti alla polvere. Certo. Si impolverano le nostre piante e vanno pulite. Come Lucia, acqua demineralizzata, bellissimo, un panno umidificato con l'acqua demineralizzata e vado proprio ad accarezzare le mie foglie su entrambi le pagine delle foglie, cioè non usiamo lucidanti foliari molto prestanti sotto il punto di vista della lucentezza, certo, ma vanno poi a causare sempre roba chimica, ora diciamocelo chiaro, esatto, guarda, senza... veramente Lucia, la natura c'ha, ci viene ottimo incontro, sono belle nella loro naturalezza le foglie, lasciamole solo pulite, ma oltre che per una questione estetica, anche per una questione di sviluppo. Perfetto. La polvere occlude i loro pori. Non respira. Perché le piante respirano. Certo. E andremo al capitolo dell'umidità delle piante. Amedeo, il ficus. Allora, il ficus cresce da solo qua. Sì, questo. Allora, questo è un ficus Benjamin. Bello. Parente stretto del nostro fico comune, il fico carica, quello che ne mangiamo, che mangiamo i frutti. È la stessa famiglia. Però è molto diverso. È diverso nella sua struttura, poi se uno lo frequenta si accorge che non è poi così tanto diverso. A casa nostra è diverso, Lucia, perché difficilmente arriverà in fioritura questa pianta. Andiamo bene a capire che pianta è, Lucia. Qui parliamo, siamo nella zona tropicale dell'Asia. Questa pianta, dove è endemica, dove cresce spontaneamente, raggiunge anche i 30 metri di altezza. Sono delle cattedrali.
Perciò, quando andiamo a mettere questa pianta a casa, entriamo nell'ordine di idea che uno sviluppo, se tutto va bene, ce l'ha. Dentro un appartamento può riuscire a raggiungere in coltivazione, in vaso, anche i 5 metri. Io ho visto a case di clienti ficus che coprivano completamente pareti di intere sale. Perciò stabiliamo sempre la taglia della pianta, bravissimo, è importantissimo. E soprattutto decidiamo noi se tenerla poi rasata, la forma da dare, perché questa la lasciamo fare, invece prende tutto cresce, lo spazio. Cresce. Perfetto. È una pianta molto resistente, molto soggetta a stress, e per stress intendo che il ficus, se non trattato bene, ha dei periodi dove perde copiose quantità di foglie. Ma non ci dobbiamo preoccupare, non sta morendo, non sta morendo, sta soffrendo, e stiamo sbagliando qualcosa. Ecco. O l'esposizione, e anche qui l'esposizione vuole molta luce, ma non sole diretto, o c'è una secchezza dell'ambiente eccessiva, o sbagliamo l'irrigazione. Questa è una pianta che, se trattata benissimo, è fortemente ornamentale, Lucia, perché inizierà a emettere delle radici aeree anche lei, che tenderanno ad andare verso il basso, dei filamenti che qui si vedono, mi abbasso un secondo e vi sposto le foglie. Pianino ce la facciamo, ecco qua, perfetto. Esatto, se si vedono questa, quasi sembrano capelli, sono nient'altro che radici aeree, che in natura servono sia oltre per prendere l'umidità dalla terra, ma danno proprio una stabilità all'albero, perché hanno questo portamento discendente e stabilizzano le chiome. Ecco. Ok, perciò se noi diamo l'umidità giusta, vedremo che oltre alla bellezza dei foglie si formeranno questi filamenti. Quindi la tensione verso l'alto viene quasi compensata da queste radici che dicono state buone, perché dovete cresce stare in altezza, così. Ma cresce molto anche in larghezza. Bellissimo. Il nostro ficus va concimato anche lui da marzo a settembre con un concime per piante verdi. La differenza tra un concime per piante fiorite e un concime per piante verdi sta nella quantità di microelementi. Sono gli stessi, solo che qui c'è più azoto per il verde. E qui c'è la fioritura, questo è un cenno tecnico. Prima di passare all'umidificazione, Amedeo, l'errore più comune che facciamo con un ficus? L'errore più comune che facciamo con un ficus è sicuramente metterlo a contatto con forti correnti d'aria lasciare un ristagno idrico, perciò eccedere nel ristagno. Il ficus ama ambienti umidi perché viene da foreste pluviali anche lui. Teniamo sempre il substrato, che in questo caso è terriccio universale più una componente organica, quando andiamo a rinvasare il nostro ficus, sempre umido, ma facciamo attenzione ai ristagni, ecco, che sono deleteri. Vogliono l'umidità aerea, umidità radicale, ma non eccesso d'acqua, perciò il terreno deve essere fortemente drenante. Perfetto. Fabio, ti vedo, anche tra ti le foglie, tra eccoci, le foglie. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, le piante hanno un grande vantaggio, Lucia, se vogliamo, perché non disturbano nessuno, anzi sono loro ad aver bisogno di cure. E non parlano, non emettono suoni. Dovete sapere che è stato scoperto, come dire, un disturbo che scatta nelle persone, che si chiama misofonia, quando ci sono troppi rumori o rumori fastidiosi. Allora, siamo sulle pagine di Repubblica. E pensate, guardate qui, quel ticchettio ossessivo che manda in tilt un cervello su 5. Non sopportare i rumori è un disturbo. La misofonia colpisce, pensate, il 20% degli uomini. Masticare una gomma, tirando su col naso, picchiettando le dita sul tavolo può essere pericoloso se di fronte si ha una persona che ne soffre. La misofonia, infatti, è un disturbo troppo lieve per essere studiato dalla medicina, eppure raramente qualcuno è sfuggito al fastidio estremo che determinati suoni producono. C'è stato un sondaggio, un servizio da parte del New York Times che ne parla, per l'appunto, ed è l'irritazione tanto maggiore quanto più difficile sfuggire alla tortura sonora. Un vicino di treno, di aereo che mangiano rumorosamente, popcorn, gomme masticate molto forte. Allora,
Questo disturbo, che colpisce il 20% degli uomini, inizia anzitutto tra l'infanzia e l'adolescenza nel 91% dei casi, è scatenata da persone ben determinate ed è addirittura ereditaria. Insomma, io non lo conoscevo. Non solo, ma Fabrizio, ti stavo guardando, perché secondo me anche una questione di maleducazione non è solo un problema o una patologia. Scusate, masticare la gomma, eccetera. Giusto. Però è vero che poi sono anche, tra l'altro, in alcuni casi indizio di malattie poi ben più gravi. Comunque è una di quelle cose a cui bisogna fare attenzione. E bisogna fare attenzione quando si parla di piante. All'umidificazione dell'ambiente. Lucia, un guardate, passetto... mi siedo perché devo ascoltare bene, vai, perché questa una è una precisazione importante. Sul ficus, visto che parlavamo di salute in qualche senso. Questa pianta ha la capacità di purificare l'aria, soprattutto agenti chimici sprigionati dalla combustione delle sigarette, cioè chi fuma in casa, che si forma, una, a parte arieggiamo sempre i locali perché fa male, ma loro hanno questa capacità di assorbire questi agenti chimici, tra l'altro contenuti anche nei nostri mobili, nelle vernici dei nostri mobili. Hanno, oltre che produrre ossigeno, compriamo un ficus e teniamo la casa, trattiamolo fondamentale. Bene. Allora, piante tropicali, bene, piante di foreste pluviali, perciò caldo umido, andiamo a preoccuparci di dare la giusta umidità alle nostre piante. Agirò sul nostro Anthurium per questioni di misura, ma quello che farò per questa pianta va bene perfetto per tutte le piante d'interno che vogliono un ambiente umido. E partiamo. Allora, io mi preoccuperò, dopo di aver fatto un buon rinvaso, un giusto drenaggio. Quindi la creatura sta bene, sta bene come sta nel suo vaso. Io mi procurerò due sottovasi, uno di misura più grande e uno di misura inferiore, e li andrò a sposto un attimo questa pianta così mi vedono meglio. Posizionerò il primo sottovaso nella sua forma originale, cioè messo a ciotola. Il secondo lo giriamo all'interno di quello più grande, messo così, e sarà il piedistallo per la nostra pianta, dove andrò a appoggiare il mio vaso dell'Anthurium. E andrò a riempire questo spazio, similfossato si forma, no? In questo modo, certo, con del materiale inerte. Io in questo caso ho portato della ghiaia, ma lo possiamo fare, e ce l'ho qua, ve la faccio vedere, con la classica argilla espansa, va benissimo. A me la ghiaia esteticamente piace di più e lo farò con questa. Hanno lo stesso potere, la stessa capacità. Quindi o ghiaia o argilla, quale esatto costa di più? La ghiaia, probabilmente la ghiaia, poi ci sono ghiaie e ghiaie, insomma, però questa in proporzione costa di più. Vado a riempire il mio cosiddetto fossato con questi sassolini. È bellissimo. No, ma dà anche un senso estetico. Esatto. Una cosa, Lucia, allora, per rendere le piante respirano, io ti dico, per portare questo ficus oggi, che l'ho dovuto, in gergo si dice, incartare, la plastica dove l'avevo incartata, quando sono andato a toglierla, aveva vapore acqueo, certo, perché respirano come noi. Perciò un altro consiglio che si può dare è mettere le nostre piante d'appartamento vicine l'una all'altra. La loro respirazione, la loro traspirazione fogliare crea tra di loro, si aiutano e danno quella giusta umidità. Non è un granché sotto il punto di vista estetico mettere tutte le piante vicino, ma sotto il punto di vista della coltivazione è quanto anche di più. Anche nel mondo vegetale insieme si vince, questa è la cosa più bella che ci sia. Vado a mettere questa ghiaia e mi stabilizza tra l'altro anche il vaso. Il vaso è pure bella, guarda, è veramente bella. Esteticamente ne potrei mettere anche di più, però voglio far vedere. Ecco. Mi prendo la mia acqua, in questo caso non c'è bisogno che sia decalcificata, perché non perché è acqua che andrà in contatto con la nostra pianta, e vado a riempire. Quanta ne mettiamo? Ma basta che si vede per avere la misura poi di quanto durerà, ok? Ora si è un po' abbassato, io prendo la mia piantina di Anthurium e l'appoggio qua sopra. L'evaporazione naturale di questa acqua, forse ho anche ne ho messa anche troppa, di questa acqua renderà umido l'aria della mia... Senti, ma noi dovremo sempre innaffiare da sopra. Le annaffiature resteranno sempre regolari. Per comodità annaffiamolo nei pressi di un lavandino, bene, così lasciamo defluire l'acqua, e dentro questo spazio ci dovrà sempre essere un po' di quell'acqua che mi eviterà, tra l'altro, si dice di nebulizzare le piante, che sono operazioni, tra l'altro, complicate per questioni di tempo, uno si dimentica. Certo. Io in questa maniera ho la bellissimo mia pianta con la giusta umidità. E
vedrete che con questa tecnica le piante saranno più, più rigorose. Tra l'altro iper economica, perché sono due sottovasi, questi saranno 0,70. Non avrò speso più di 2 euro per fare questa cosa. È chiaro che su esemplari più grandi ci vogliono componenti più, più grandi, ma la logica è la stessa. Perciò questo fatelo anche per le orchidee della scorsa settimana. Mai a contatto il vaso con l'acqua che con sarebbe deleterio. Forse qua, quindi diciamo, questo così per far capire, non deve necessariamente galleggiare. No, no, non tu deve, questo non deve galleggiare. Per farci vedere, sì, 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 che attenzione, c'è acqua. Perfetto. Io devo solo andare a controllare che ci sia sempre un po' di quest'acqua che mi umidifica. Questa cosa io non l'avevo mai vista, Amedeo, ma quante cose ci stai insegnando? Ti racconto un brevissimo aneddoto sull'anturium. Ero a casa, cioè mi chiama una signora spaventatissima che il suo anturium fosse malato. In realtà era una pianta talmente in salute che era andata in fruttificazione. Cioè, l'anturium su questo spalge, su questa pannocchietta, se si autofeconda, perché ha questa possibilità, si formeranno delle protuberanze, delle ingrossature che sembrano quasi patologie, perché si distorce proprio questa pannocchietta. In realtà lì dentro non c'era nient'altro che il seme di questa pianta. Tanto evidentemente così tanto si è sentita fecondo, a casa sua, perché esatto, queste sono piante in cattività. Certo. Perciò una riduzione, il fius dovrebbe fare i fichi, anche questo. No. Tutte le piante di un certo tipo fioriscono e fruttificano, però fuori contesto spesso non ce la fanno. E noi cerchiamo quindi di rendergli il contesto con più giusto. Con queste piccole accortezze la vita è assicurata. Amedeo, intanto ci gustiamo ancora questo spettacolo. Enrico, abbiamo parlato di atmosfera artificiale, quella che creiamo noi, l'umidità. Ma su, guardando verso su, che cosa... A proposito, intanto...